Nell'allegato TG Express di oggi, crisi politica, Mario Bruno pessimista. Spagna, Catalogna, tensione tra Madrid e Barcellona. Omar Magliona vince l'Alghero Scala Piccada. Campionati nazionali, sconfitta casalinga per la Mercedes Basket, vittoria a Bergamo per l'Amatori. Calcio, i risultati degli algheresi. Sigla. Convenienza extra nei supermercati Delta Coop. Dal 27 al 30 ottobre, caffè Lavazza, confezione 2x250 grammi, 3,99 €. Birra Ichnusa, da 66 centilitri a 79 centesimi. Delta Coop, il tuo supermercato, sotto casa. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Al momento non ci sono purtroppo assolutamente le condizioni per ritirare le dimissioni e mi dispiace. Questo è il fulcro del breve post che il sindaco Mario Bruno ha scritto sul suo profilo Facebook. Non una resa al momento, ma un commento pessimistico visto l'accordo non trovato per far entrare il PD in giunta. Tra una settimana scadranno i 20 giorni entro i quali il primo cittadino dovrebbe ritirare le sue dimissioni. Vedremo. E un corteo ha sfilato ieri a Barcellona per chiedere l'unità della Spagna. Secondo gli organizzatori erano circa 1.100.000 i partecipanti al corteo, diversi i numeri secondo la polizia catalana, 300.000. Oggi la procura spagnola potrebbe incriminare Carles Puigdemont per ribellione e spiccare il mandato d'arresto. Il presidente destituito della Catalogna potrebbe chiedere asilo al Belgio. Intanto sabato il governo spagnolo ha formalizzato nella Gazzetta Ufficiale la rimozione del presidente della Catalogna e del governo, lo scioglimento del Parlamento, la convocazione di elezioni il 21 dicembre e il licenziamento in massa di oltre 150 alti funzionari catalani. Il premier Rajoy ha assunto competenze e poteri e li ha delegati alla vice premier Soraya Sáez de Santa Maria. E il sassarese Omar Magliona, nelle foto di Angelino Meloni, vince l'Alghero Scala Piccada. Al volante della sua norma M20 FC si è imposto nella 56esima edizione della regina fra le gare automobilistiche in salita della Sardegna. Alle spalle di Magliona il trentino Diego De Gasperi su Osella FA30, terzo il sardo Giuseppe Vacca su Osella PA2000. La gara tra le auto storiche aperte come apripista dall'87enne algherese Carmen Usai è stata vinta da Stefano Pedroni, che con la sua Osella PA9 ha battuto Piero Lottini su Osella PA990 e Brando Motti su Porsche Carrera RS. Sport, campionati nazionali. Nella Serie B di rugby l'Amatori Alghero ha sbancato per 22-71 il campo del Bergamo, conquistando altri 5 punti in classifica. Nella A2 di basket femminile, sconfitta casalinga per la Mercedes, che ha ceduto 56-66 contro Palermo. Sentiamo cosa ci ha detto il coach della Mercedes, Claudio Cau. Contro Palermo è stata una partita equilibratissima sino a 2 minuti dalla fine. Purtroppo però a causa della panchina corta abbiamo dovuto cedere gli ultimi 2 minuti. Sono sempre più soddisfatto di come stanno lavorando le ragazze, nonostante ancora abbiamo alcune fortunate, Azzellini non al 100%, abbiamo comunque fatto una buona prestazione. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta da Via Cagliari. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'economia. E chiudiamo con il calcio. In prima categoria l'Olmedo ha vinto 0-2 in casa della Frassati con i gol di Sanchez e Nuoto. In seconda, vittorie esterne per l'Audax, 0-3 sulla Sprintitir con doppietta di Carte e gol di Catogno, e per il Treseliges 0-2 a Caniga con gol di Mulas e Frau. Sconfitta in casa per 1-4 contro il Floridas per la 1945 Alghero in gol Raimondo Serra, mentre il Maristella, mentre perdeva 0-1 in casa contro il Pagi, ha visto sospendere la sua partita per un infortunio all'arbitro. Nella C di calcio femminile l'Alghero ha battuto 2-0 il Monastir grazie alle reti di Laura Barroccu e Sonia Brozzu.
Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Arghedo Channel. A domani! Alghero Channel presenta Prima Linea, un programma che vede protagonisti uomini e donne impegnati tutti i giorni ad affrontare e risolvere i più svariati problemi, ma anche attenti a cogliere le opportunità, sfruttandole per il bene comune. Personaggi che ricoprono incarichi di responsabilità in ambito pubblico e privato. Uomini e donne in prima linea. Un format che prevede 10 puntate a stagione, con un fortissimo appeal verso i telespettatori. Trasmesso su Alghero Channel nel proprio sito, nell'app e su tutti i social media. Alghero Channel ha superato il 500.000 di visualizzazioni. L'investitore pubblicitario è garantito dal ritorno d'immagine e notorietà. Può contare su una pianificazione promozionale unica nel suo genere, sfruttando in pieno i social network. Gli investimenti pubblicitari nella rete sono oramai una realtà sempre in aumento. Chiamaci e insieme a te pianificheremo la tua presenza all'interno del nuovo format Prima Linea. Alghero Channel, Web Social TV.